settima edizione della Stravilla, nonostante il periodo non sia dei più indicati, la partecipazione degli atleti è stata notevole come al solito e il sindaco Pino Finamore non può che non essere soddisfatto. Sì, diciamo stanchi ma molto soddisfatti, ci siamo presi qualche rischio così come tutti gli altri organizzatori di gare podistiche, però crediamo anche che insomma sia dovuto, bisogna pur ripartire da qualche parte e noi ripartiamo da attività che danno la possibilità ai ragazzi di fare lo sport. Noi abbiamo già quest'inverno con un'iniziativa preso una società Lavini Fantini e quindi diciamo 50 iscritti e la ripartenza dopo un momento buio e quindi intendiamo farlo a beneficio di tutti i ragazzi ma anche di tutti quelli che amano lo sport. È stata una bella manifestazione dove c'è stata una grossa partecipazione, la partecipazione dei bambini e dei ragazzi oramai è un appuntamento fisso perché tornano insomma anche da lontano per poter partecipare e questo per noi è una grande soddisfazione. E, diciamo che nell'organizzazione è sempre un po' più complesso e complicato ma noi ci mettiamo insomma tutto il nostro cuore e anche se posso tutta la nostra capacità. Il podismo dopo il calcio a Villa Santa Maria è probabilmente lo sport più praticato grazie anche ad Alberico Di Cecco e a queste iniziative che abbiamo anche seguito in passato. Assolutamente sì, diciamo che questa è un'iniziativa che è nata con il mio mandato di sindaco dal 2013 perché essendo io uno che gareggiava, non mi definisco un podista ma uno insomma che piace correre e quindi girare un po' l'Italia. E abbiamo avuto l'idea insomma, di poter fare anche qui una gara podistica che diciamo, dopo 7 edizioni comincia a portare insomma, anche dei bei numeri, ma la cosa che ci interessa e su cui noi ci focalizziamo sempre sono le attività dei nostri giovani. Ecco, pensiamo che grazie anche all'apporto di Alberico Di Cecco siamo in grado di poter dare ai nostri ragazzi un punto di riferimento importante per quanto riguarda lo sport del podismo. Ricordiamo a proposito di giovani che questa gara è un memorial dedicato a Gianmaria. Sì, purtroppo diciamo dedicata a Gianmaria, vogliamo ricordarlo sempre, tutti gli anni, perché lui era uno sportivo, perché era un ragazzo che ho visto crescere, perché a lui piaceva il triathlon, quindi era uno che diceva insomma che lo sport era importante non solo per se stesso, anche per poterlo divulgare agli altri. Ed era una forza della natura, solo che come dire, nella vita non sappiamo mai cosa ci possa succedere. E lui insomma ci ha lasciato, ma ci guarda sempre dall'assù perché intendiamo ricordarlo ogni anno e ogni qualvolta ce n'è la possibilità. Altri eventi, sindaco, in quest'estate villese? Ma l'estate villese diciamo è come tutti gli altri anni, si sviluppa in 15 giorni d'estate, iniziamo diciamo già iniziato da un paio di giorni e finirà il 21 di agosto. Abbiamo delle manifestazioni con cover, con qualche cabarettista importante, però tutto questo viene svolto al di fuori diciamo, del centro del paese, proprio per cercare di avere sotto controllo e cercare anche di garantire a tutti quelli che partecipano un distanziamento che è giusto che sia così. Ma questa è anche l'occasione diciamo, anche per ricordare che bisogna vaccinarsi e noi l'abbiamo fatto a Villa Santa Maria. Con un impegno importante, siamo arrivati al 90% e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di essere un po' più tranquilli. Però bisogna sempre vigilare, stare attenti, fare diciamo, tutto quello che si può, guardare al distanziamento, ma dal mio punto di vista, perché l'unica cosa che in questo momento ci dà la possibilità di essere tranquilli è vaccinarsi. Quindi invito tutti, per quelli che non l'hanno fatto, a vaccinarsi presto.